Salve, salve a tutti, salve Marco, è il tuo capitano che ti parla, quello che deve condurre la nave a buoni lidi, anzi a buoni porti, perché un lido senza un porto e questa è la mia bitacora di oggi, di navigazione, per te. Come faceva il capitan Kirk. Ogni episodio apriva così. Bitacora di bordo. Io da piccolo mi domandavo, ma che cos'è questa bitacora? Poi adesso ho cercato, quando già non vedo Star Trek da... Ed è un mobiletto cilindrico o prismatico, dove c'è la bussola e gli isolanti magnetici, e quindi una volta che non c'era nessun luogo coperto in coperta, che il nocchiero, il timoniere stava scoperto nella coperta, quindi pensa te, no? Che scoperta che ho fatto? Stavano scoperti nella coperta, potevano mettere una manta sopra, no? Invece no, stavano scoperti un piumotto, non so. E allora mettevano lì la bitacora, cioè il quaderno della navigazione, che si passò a chiamare quaderno di bitacora, perché lo mettevano in quel mobile perché si proteggesse. Poi adesso non c'è più la bitacora, magari che è tutto elettronico, o in qualche nave c'è, ma è tutto elettronico, e non c'è un vero quaderno. Magari è digitale, però lo continuano a chiamare il quaderno della bitacora, cioè di navigazione in pratica. Ecco, il PD non ha un quaderno di bitacora, evidentemente, perché ne scrivono tanti, hanno tanti registri. Comunque, passando a noi, al nostro, al messaggio di oggi, cioè, perché se no a che? Io non ho avuto modo di seguirti ultimamente, non so che cosa tu abbia detto, ma la nostra classe politica, Berlusconi sì, Berlusconi no, processo sì, processo no, può fare politica, può non fare politica, il PD che lo supporta perché se no perde la legittimazione dell'opposizione storica, non hanno detto molto nel telegiornale i nostri politici di come risolvere la situazione in Siria, vabbè che non l'hanno fatto mai neanche in Palestina e in Libano o in Iraq, meno che mai in Libia, zero, in Afghanistan, zero. Forse è un bene, perché se pensano di risolvere i problemi dei siri, dei siriani, come hanno fatto in Italia con tutti i problemi, non riescono a risolvere un buco nel monte come la TAV, figuriamoci là, magari si ammazzerebbero prima. Però il fatto è che se non si interviene si espande il conflitto, se si interviene si accelera, e allora che cacchio fare? Ecco, come convincere i politici, e questo lo dico anche a tutti i nostri telespettatori, come convincere i politici a intervenire seriamente sul caso? E io ho paura, perché la gente ha reagito con terrore nella prima guerra del Golfo, che andavano tutti a comprare cibo e acqua, e hanno svuotato i supermercati negli anni 90, quando sono andati a bombardare Saddam Hussein la prima volta. Poi è venuto Öcalan in Italia del partito PKK curdo, e anche lì, siccome stava nell'infernetto, io vivevo a Casal Palocco, Roma, hanno svuotato tutti i magazzini, è una cosa allucinante, un psichismo è venuto che... E invece... adesso sembra che la gente non reagisce a questo, eppure il Papa lo ha detto, siamo a un passo dalla terza guerra mondiale, magari la prima guerra mondiale batteriologica e chimica, e niente, la gente si vede che non ha soldi per svuotare i mercati, non so, però la gente non reagisce. Ma pensate che se gli iraniani sospendono l'erogazione di benzina nel Golfo di Hormuz, ci vengono a mancare gli idrocarburi.
E quindi manca la benzina in tutto il mondo. Mancando la benzina in tutto il mondo, i supermercati si svuotano, non si potrebbe pattugliare più le coste italiane e quindi verrebbero più di 1.000 profughi al giorno, ci sarebbe disordine pubblico perché mancherebbe, già manca nelle macchine della polizia la benzina, ci sarebbe mancanza di idrocarburi, di energia elettrica, di cibo nei supermercati, di soldi, di tutto, perché anche avendo 1 milione di euro non ci compresti nulla e magari durerebbe mesi o anni e di questo nessuno ne parla nella tele, di questo rischio vero e autentico. E io non so, stiamo impazzendo, le cose più importanti non si parlano, ma ancora Berlusconi sì, Berlusconi no. Crisi italiana sì, crisi italiana no, che quando viene questa terza guerra mondiale voglio vedere la nostra classe politica che può fare, perché viene a mancare la benzina, il cibo, l'elettricità, l'energia, non si potrà circolare con le auto, aumenterà l'immigrazione, il disagio, la delinquenza. Tu parlane di questi problemi seri che stanno all'orizzonte, perché i nostri politici ci asfissiano con le loro scorregge ogni giorno. Ciao, saluti, ti seguo sempre. E ricordati che se vuoi un inviato dall'estero, il tuo Saint-Etienne sta qua. E poi posso essere il nuovo capitano per la barca. Guarda, adesso questa sì che è una camicia seria. Beh, no, camicia, giacca. Tan ta 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 ta. Salve.